Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove parlo di videogiochi. Oggi parleremo della triste fine di Mario, dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di marzo, di Elden Ring, di alcuni leak e non solo. Come al solito, se questo genere di video vi piace, potete supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, oppure iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche, o seguendomi su tutti gli altri social, o magari donandomi un caffè virtuale su Ko-fi, perché insomma la stanchezza inizia a farsi sentire. Fate un po' voi, iniziamo! Partiamo con qualche notizia da trattare al volo. Gli autori del remake di Panzer Dragoon hanno annunciato di aver firmato un importante accordo con Square Enix. Il team di Forever Entertainment si occuperà di diversi remake appartenenti tutti allo stesso brand. Mentre la veste grafica sarà modernizzata, ogni titolo presenterà lo stesso gameplay e la stessa storia dell'originale, allineando questi rifacimenti ad operazioni come quella della Ensign Trilogy. Facile pensare che la saga di riferimento sia quella di Final Fantasy, ma in realtà il catalogo Square si estende ben oltre la popolare serie di JRPG e bisognerà attendere l'ufficializzazione da parte del publisher per saperne qualcosa in più. Inoltre, riallacciandoci a una notizia di qualche settimana fa, a quanto pare l'E3 2021 si svolgerà, ma l'evento fisico sembra essere stato definitivamente cancellato per quest'anno. Insomma, prepariamoci per tante conferenze in streaming, un po' come è accaduto per la scorsa Summer Game Fest. Che sia questo il futuro delle fiere del settore? Poracci, è iniziato marzo e lo sapete cosa significa? Che è arrivata la fine di Mario, l'idraulico italiano è entrato nel suo ultimo mese di vita, cioè più o meno. Vi ricordo infatti che il 31 marzo finiranno i festeggiamenti per il 35esimo anniversario della serie e dal 1 aprile qualche prodotto verrà tolto dal commercio, proprio come ci ricorda il profilo ufficiale di Nintendo Japan su Twitter. Ma cosa ci saluterà definitivamente? Il 31 marzo sarà l'ultimo giorno per Super Mario Bros. 35, la simpatica rivisitazione in salsa Battle Royale del primo platform con protagonista Mario. Il gioco è free to play, ma dopo il 31 marzo non sarà possibile giocarci anche se si è effettuato il download. I server saranno chiusi, rendendo impossibile partecipare ai match online. Un altro oggetto che lascerà gli scaffali, questa volta fisici, è il Game & Watch a tema Mario. Ispirato alle iconiche console portatili degli anni 80, questo simpatico oggettino da collezione permette di giocare a Super Mario Bros. E The Lost Levels, oltre che avviare il gioco Ball, e fa anche da sveglia. Ora come ora, il Game & Watch è scontato un po' ovunque e se siete indecisi se acquistarlo o meno, oltre a lasciarvi il link poraccio in descrizione, vi consiglio di recuperare il mio unboxing. Il vero colpo al cuore però è vedere la scomparsa dal commercio della Super Mario 3D All Stars. Dal 1 aprile il gioco non sarà più acquistabile né in versione fisica né in digitale sull'eShop. Chi ha comunque acquistato il gioco in precedenza potrà continuare a giocarlo sia da cartuccia che scaricandolo dallo shop. Valutate voi se acquistare o meno la versione fisica, al solito vi lascio il link in descrizione. Purtroppo ancora non si sa cosa deciderà di fare Nintendo con questi tre capolavori del passato da aprile in poi. Vedremo una Virtual Console? Saranno venduti separatamente? Solo il tempo saprà darci una risposta. Da segnalare che anche il supporto per la condivisione di livelli su Super Mario Maker per Wii U verrà chiuso, uccidendo definitivamente il gioco, così come verrà tolto dallo shop il porting del primo Fire Emblem, disponibile da noi in Europa solo in digitale. Passiamo dalle parti di Sony e del PlayStation Plus, perché per questo mese l'offerta dell'azienda nipponica è a dir poco impareggiabile. A meno di un anno dall'uscita ufficiale su PS4, il mio personalissimo GOTY 2020, ovvero Final Fantasy VII Remake, è stato reso disponibile all'interno della Instant Game Collection. Per tutto il mese di marzo il gioco sarà scaricabile gratuitamente per tutti gli iscritti al Plus, insieme a Remnant from Ashes e Maquette, senza contare anche Destruction All Stars, riproposto per il secondo mese di fila. Attenzione però che tra edizioni cross-gen, retrocompatibilità e update next-gen c'è molta confusione, soprattutto per quanto riguarda Final Fantasy VII.
La versione disponibile su Plus è quella uscita per PS4 e sebbene sia possibile giocarla anche su PS5, non potrà essere aggiornata con la patch annunciata durante lo State of Play. Questa uscirà più avanti durante l'anno ed oltre a grafica e prestazioni migliorate, consentirà anche di acquistare il primo DLC del gioco dedicato a Yuffie, che rimarrà esclusiva di PlayStation 5. Confusioni a parte, Sony sembra aver raccolto la sfida lanciata da Microsoft e dal suo Game Pass, e con Control il mese scorso, Final Fantasy a marzo e Oddworld da aprile, il Plus è ingranato decisamente nel migliore dei modi questo 2021. Mese decisamente più sottotono per il Game Pass, che non risponde al fuoco di Sony con un titolo di altrettanto impatto. Sono comunque degni di nota Code Vein per PC, per gli amanti degli RPG Pillars of Eternity 2 su cloud e console e l'ottimo Dirt 5 disponibile su cloud, console e PC. Poi per computer c'è in esclusiva anche l'interessantissimo indie Superhot, Mind Control Delete. Insomma, non il migliore dei mesi per l'ecosistema di Microsoft, ma comunque contraddistinto da uscite discrete. E per concludere la puntata di oggi, impossibile non parlare di Elden Ring. L'attesissima collaborazione tra From Software e George R.R. Martin è sparita nel nulla e dopo il reveal avvenuto durante l'E3 2019 se ne sono perse completamente le tracce. Dei leak emersi in rete però sembrerebbero finalmente aver mostrato del gameplay. Cerchiamo di capire bene di cosa si tratta. Non posso mostrare direttamente il trailer perché si tratta di materiale sotto embargo che non sarebbe dovuto uscire dagli uffici di Bandai Namco. Questo però non vi impedirà di trovare il footage su YouTube che, nonostante la pessima qualità, probabilmente è stato registrato con un Nokia 3310, è facilmente reperibile ovunque. Nelle immagini si vede un po' tutto quello che ci si aspetta da un titolo From Software, quindi combattimento melee in terza persona, mostri giganteschi, draghi sputafuoco e minacciosi quanto desolati paesaggi. Ci sono inoltre anche delle sezioni di combattimento a cavallo che rappresentano una novità per lo studio giapponese. In ogni caso, il trailer sembra essere stato pensato per essere mostrato agli investitori e non al pubblico, e la sua lavorazione grossolana rispecchia il fatto che sia stato creato durante le fasi iniziali dello sviluppo, quindi potrebbe essere vecchio di almeno un anno. E nonostante sia stato riportato più volte che lo sviluppo abbia subito dei pesanti ritardi a causa della pandemia, facendo slittare Elden Ring addirittura al 2022, secondo molti insider, tra cui Jeff Grubb, Bandai Namco sarebbe pronta a svelare il gioco molto presto. Che questo concept trailer sia lo scheletro di un reveal imminente? Bene poracci, questo era tutto per le notizie del giorno, ma vi ricordo che a breve verrà pubblicato tra i community post il sondaggione del giorno, quindi vi voglio belli pronti per votare. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e se questo genere di video vi piace, potete farmelo sapere con un like oppure iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Vi consiglio inoltre di seguirmi su tutti quanti i social e se pensate che questo non sia abbastanza, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Mario, Michele 31, ciao!